Il decreto è sempre lo stesso, l'abbiamo visto ed è stato anche notificato alle persone che sono state trovate dentro, che sono solo due, e in maniera, diciamo così, una pura formalità, nel senso che poi le persone che erano dentro oggi sicuramente diciamo così, è stato formalmente notificato a loro. È un decreto molto vecchio, la domanda giusta è chiedersi perché è stato eseguito proprio oggi. Il Comune di Genova per ora sta dicendo che non ne sapeva nulla. Quello che abbiamo potuto osservare adesso però è che il personale amministrativo dell'assessorato al patrimonio è già presente sui luoghi e sta prendendo in consegna l'edificio. Quindi diciamo che sembra abbastanza bizzarro che il Comune di Genova, proprietario dell'immobile, non sapesse nulla di quanto sarebbe avvenuto questa mattina. È una scelta sicuramente discutibile, visto che erano già passati 2 anni, questi 2 anni sicuramente sono passati per un motivo e c'era anche una trattativa in corso. Forse sarebbe stato opportuno attendere ancora. La situazione è peraltro del tutto tranquilla, quello che si perde è un patrimonio di 11 anni di attività di questo posto, che era un'attività assolutamente utile per la città, oltre che per le persone che erano qua dentro, nel senso che si sono svolte in questo posto manifestazioni che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini, come il Critical Wine, come teatro, come la palestra di box, come la palestra d'arrampicata, ed è un patrimonio che questa mattina si è perso ed è un ulteriore impoverimento di questa città dove di sicuro l'amministrazione, diciamo così, non brilla per, diciamo così, servizi forniti alla città. È una situazione che arriva a sorpresa, anche perché c'era un percorso che era stato avviato proprio con il comune per cercare di dare una soluzione. Arriva assolutamente a sorpresa e tanto più arriva a sorpresa visto che a quanto risulta le ultime 2 aste per la vendita dell'immobile sono andate deserte, quindi non abbiamo una situazione in cui il comune ha un compratore diciamo così, immediato e quindi può fare cassa immediatamente vendendo questo immobile. È un immobile peraltro che ha una serie di problemi anche diciamo così, strutturali, per cui voglio dire un conto è che sia tenuto in questo stato, un conto è eventualmente venderlo ad un acquirente che peraltro in questo momento non si trova e quindi non c'era sicuramente nessuna urgenza, è un'operazione, credo, veramente eminentemente politica, non sicuramente di ordine pubblico.